In lontananza si sentono ancora spari ed esplosioni, ma per ora la tregua da Aleppo Est sembra reggere. In strada, tra cumuli di macerie e palazzi sventrati, si cominciano a rivedere furgoncini, taxi ed automobili. La gente prova a riprendersi la propria vita. Dopo 6 anni nelle mani dei ribelli islamisti, questa zona della città è stata riconquistata dall'esercito fedele a Bashar al-Assad. Ci sono voluti però mesi di assedio che hanno letteralmente affamato i 250.000 civili rimasti intrappolati qui e violentissimi bombardamenti che non hanno risparmiato scuole, ospedali e chiese. Dopo essere state costrette ad andarsene, ora molte persone provano a tornare, ma quello che trovano è un deserto di macerie. Questa signora si chiama Kinda Sukari e dice: non abbiamo trovato nulla della nostra casa, la dovremo ricostruire, ma non ne abbiamo la possibilità, abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti. Ad inizio gennaio il governo siriano aveva annunciato un piano per garantire acqua corrente, elettricità e carburante per il riscaldamento, e invece non c'è elettricità e neanche riscaldamento, mentre l'acqua, spiega quest'uomo, l'abbiamo avuto solo per 30 minuti 3 giorni fa, per il resto viene distribuita attraverso piccole cisterne. Qualche ambulante è tornato a vendere pane per strada, qualcun altro ha riaperto la sua piccola bottega con i beni di prima necessità, ma ad Aleppo Est la maggior parte delle persone, dopo 6 anni di guerra, non ha più lavoro né soldi. Viviamo grazie agli aiuti che ci arrivano da fuori, afferma Salem Bakri. Cibo, vestiti, ci devono dare tutto perché siamo alla fame. 6 anni fa Aleppo era la città più ricca della Siria, con un'industria molto sviluppata e rinomate fabbriche tessili. Oggi è la sua città martire. La tregua, che ieri, al termine del vertice tra Siria, ribelli, Russia, Turchia e Iran, che si è tenuto ad Astana in Kazakistan, è stato deciso di prolungare, ha consentito nei giorni scorsi la visita di una delegazione vaticana, inviata da Papa Francesco e guidata dal nunzio apostolico in Siria, Monsignor Mario Zenari. Sabato scorso, ecco, siamo andati ad aprire un centro con Caritas Siria, ad aprire un centro di presenza, così, di distribuzione di aiuti in quel quartiere che si chiama Anano, nella parte cosiddetta est. È stato molto molto toccante entrare, ecco, nella zona est. E mi veniva in mente, ecco, un versetto delle Lamentazioni di Geremia, ecco: voi che passate per questa via, guardate se c'è un dolore simile al mio dolore, ecco, questa devastazione, ecco, queste distruzioni di case, di quartieri, ecco. Ed è stato, ripeto, molto bello e molto significativo aprire un centro Caritas in queste zone, ecco, distrutte, zone che sono abitate da musulmani, e come questo è un segno molto bello della nostra carità, della carità cristiana, che non fa distinzioni, ma che guarda le necessità delle persone, le persone povere, le persone sofferenti.